Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio direttamente, sempre qui da Auso Biker. Oggi pomeriggio che cosa vi presentiamo? Ecco qua una delle ultime arrivate, una meravigliosa pietra miliare di mamma Honda, ovvero siamo davanti a Honda Transalp, la versione 600, anno 1991. Moto estremamente già in maniera molto abbordabile, che si può scrivere storica, perché appunto essendo un 91 siamo già alla grandissima pronti. E qui siamo davanti a un esemplare che è praticamente conservato e ha solo due proprietari, pensate un po', due proprietari in tutti questi anni, quindi questa è già una cosa che è molto molto interessante. Allora, il Transalp penso che per tutti quelli che possono conoscerla già c'è ben poco da presentare, per via di una moto estremamente indistruttibile, come riporto anche in descrizione, perché è effettivamente così. Questo meraviglioso bicilindrico a doppia accensione è stato equipaggiato anche su altre tipologie di moto ed è un motore pazzesco. Andando a riguardare un po' la storia, probabilmente uno di quei motori che Honda progettò appunto per metterlo sotto alcune moto che, come questa, dove ci si può anche dimenticare di fare le manutenzioni fra un po', perché è veramente indistruttibile. Sentite un po' come gira al minimo, cioè è pazzesca, sentite che roba, cioè gira a poco più di 1000 giri, sembra proprio un gioiellino al 100%. Allora, l'esemplare che vi rabbi in questa livrea, questa colorazione qua, che è molto bella, forse è una delle più caratteristiche. Allora, vi dicevo che è un conservato, ovviamente ha i suoi difetti del tempo, vetustà, classici, come mi piace sempre andare a descrivere, in modo che anche da chi ci segue da lontano può vedere nel dettaglio le condizioni della moto. Ovviamente la moto usata, più di 30 anni, vedete qua, ovviamente sono segni probabilmente di una piccola appoggiata per terra in passato, però ragazzi è normale, vedete anche qui abbiamo alcuni segni di deterioramento della parte degli steli, stessa cosa anche qua. Quindi vi dicevo, qui ci sono alcuni segnetti qui, alcune cosettine qua dalla leva del freno, il plexi del cupolino è un pochettino rovinato per via dei moscerini, anche se sempre è stato pulito, perché poi è il suo originale, guardate, ancora c'ha le sue etichette, però un pochettino è un po' rovinato, ecco, diciamola così. Magari ci vorrebbe con un carrozziere una bella rilucidata di quelle potenti e tutto torna nuovo. Allora, la moto è perfettamente in ordine, è stato fatto veramente qualsiasi cosa, la moto è veramente in ordine, addirittura la consegneremo anche con i pneumatici nuovi. E allora, guardando un attimo in dettaglio, la moto ha 71.000 km, va benissimo, come sentite al suo portapacchi, scarico Arrow omologato, montato, che anzi adesso sentiamo un attimo come canta. Molto bene. Ovviamente c'è il suo originale a corredo. Allora, un'altra piccola cosa che vorrei segnalare, che probabilmente in passato qui sotto è stato ripreso un pochettino la verniciatura del forgellone e qui dal cavalletto, e anche sotto qui dai leveraggi qua sotto, vedete che si vede un po' la brillantatura delle, tipo una sbombolettata, ecco, per intenderci, probabilmente si era venuto via un pochettino di verniciatura, hanno fatto un attimo un lavoro un po' fai da te, però vabbè, siamo messi così. Trasmissione nuova di pacca, qui abbiamo il suo cofanetto per i kit attrezzi, che ovviamente è presente, quindi ok. Qui dalle pedane, solite cose di rovinamento, diciamola così, a un italiano un po' così così, però del resto è molto bello tutto, guardate, tutto in ordine. La moto va perfettamente bene. Qui vediamo che è stato un attimino rinforzato qui le sue frecce originali, che questi gambi qua sono un pochettino delicati, allora è stato fatto un attimo una nastrata. Quindi questo è un po' quanto. Quindi ragazzi, la moto, come sempre, come vedete, ve la facciamo vedere un attimo a 360 gradi. Facciamo vedere anche qui i cerchi, ovviamente un po' si sono rovinati nel tempo, un
po' alcune piccole cose di ruggine qui, ma con due o tre frenate viene via perché la moto è stata ferma un pochettino. Però direi che, ragazzi, ci siamo. Questa ovviamente è una moto da ragionare, di certo non per collezione o investimenti vari, che oggi va tanto tanto di moda. Questa è una moto da prendere per divertirsi, fare chilometri su chilometri da sole o in coppia, andando veramente in capo al mondo, che problemi non te ne darà mai, anzi è una moto che ti fa guidare veramente col sorriso sulle labbra. Molto bene, ragazzi, allora, come sempre nel video in fondo troverete in descrizione il link del nostro sito per vedere gli ultimi dettagli e tutte le altre informazioni e ovviamente i nostri contatti. Allora, vi salutiamo da House of Biker e da questa meravigliosa Honda Transalp 600 anno 1991. Come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale e veniteci a trovare. Ciao a tutti!